apriamolo con l'Ariete. Domenica di sorprese e visite inaspettate. Quando qualcuno busserà alla porta avrete voglia di non aprire, eppure quando lo farete, magari dopo un bel caffè tutto sembrerà diverso e qualcosa di bello accadrà. Toro, amore non pervenuto. Se il partner c'è oggi è praticamente trasparente ai vostri occhi. Se non c'è, non saprete neanche riconoscerlo o dare una possibilità a chi su di voi sta facendo un pensierino. Gemelli, il partner oggi vi chiede attenzioni e coccole, ma voi non avete proprio voglia. Del resto, quando siete molto stanchi, non riuscite a pensare a nulla e neanche a dormire. Cancro, l'amore non basta, lo sanno anche le pietre, e oggi se amate dovete dirlo a chiare lettere, dimostrarlo, farlo sentire, convincere il partner che voi siete quello che sta cercando e che nulla è più importante di voi due messi insieme. Leone, domenica ricca di impegni e di cose da fare, tante anche le persone da incontrare, anche solo per un saluto al volo, ma nulla vi toglierà poi il vostro amato tempo sul divano a fare zapping o a leggere o a far finta di leggere mentre fate un pisolino. Vergine, la lentezza si impadronirà di voi, del resto è domenica e tutto è concesso, anche rimanere in casa senza mai togliersi di dosso il pigiama. Bilancia, calma, sangue freddo e amore per una domenica piena di cose da valutare, da ponderare, vivere e decidere con il vostro partner. Scorpione, non avrete molta voglia di uscire, sarà un po' una giornata all'insegna della generale insoddisfazione, del tipo non so cosa voglio fare, se voglio uscire o restare, mangiare o sonnecchiare, non so se voglio leggere o guardare la TV. Sagittario, una bellissima domenica dedicata alla lentezza, del resto non si può correre sempre e fermarsi nel vostro caso è solo un modo per ricaricare le pile. Capricorno, non potete avere sempre ragione. Con il partner poi cascate male e per voi quasi sempre è difficile avere l'ultima parola. Provate a far pace. Evitate che i dissapori durino fino a sera. Acquario, oggi fermatevi, rilassatevi, magari dedicatevi al bricolage, ai vostri interessi, a quello che davvero sentite di voler fare. Pesci. Domenica di relax e affetti per voi vuol dire pranzo in famiglia, pranzo della domenica, pomeriggio sul divano, un po' a sonnecchiare, un po' a riflettere. Comunque sia, sarà una domenica di serenità.